Amici, buongiorno. In questo video cercheremo di spiegare quali sono le principali differenze tra un controller per video wall e un multiviewer. In molti ce lo avete chiesto e è necessario a questo punto fare chiarezza. Quello che stiamo vedendo è un video wall 2x2, significa che abbiamo due monitor in linea orizzontale e due monitor in linea verticale. Ogni monitor ha una risoluzione di 1920x1080 e la risoluzione completa del video wall è quella di 3840x2160, perché effettivamente andremo a sommare tutti i pixel di questo video wall. In questo momento l'immagine che arriva al video wall è un'immagine di un video in risoluzione 4K che viene organizzata su tutti e quattro i monitor, considerando anche quella che è la distanza tra i pannelli LCD. Cosa significa? Significa che dovrò tenere in considerazione la dimensione del bezel, che in italiano significa cornice, cioè la cornice del monitor. In questo caso la cornice è importante, vedete che è molto accentuata. Ora stiamo vedendo un video wall alimentato con le immagini da un controller. Un controller per video wall è un dispositivo intelligente che ha a bordo delle schede video sia di acquisizione che di uscita, che funzionano grazie a dei processori a bordo delle schede stesse. La CPU, cioè il processore a bordo del controller inteso come workstation, come computer, viene utilizzata esclusivamente per eseguire il software di gestione delle schede e per fare in modo che tutti i componenti del controller lavorino in maniera sincrona. I vantaggi quali sono di un controller per video wall? Sicuramente quelli di poter avere una virtualmente infinita possibilità di ingressi video, sia fisici che logici. Gli ingressi fisici sono i classici ingressi HDMI, VGA, l'ingresso video col cavo per intenderci. Quelli logici sono ad esempio dei flussi video IP che magari possono arrivare da telecamere installate sul territorio o da qualsiasi altro dispositivo che invia un flusso IP. Il controller al suo interno, grazie a delle apposite schede, ha la possibilità di decodificare questi flussi e di mostrarli sul video wall. Inoltre, ed è la cosa forse fondamentale nella scelta di un controller, il software del controller mi dà la possibilità di organizzare questi video in ingresso in finestre che posso posizionare e dimensionare a mio piacimento. Quindi in un video di questo tipo ho la possibilità di creare quante finestre voglio, compatibilmente con il numero dei pixel disponibili, e per ogni finestra ho la possibilità anche di visualizzare più contenuti all'interno della stessa finestra. Ora vedremo degli esempi. Per richiamare queste preimpostazioni di visualizzazione, chiamate anche layout, posso utilizzare indifferentemente un tastierino, quindi un dispositivo che normalmente è posto sulla console di una sala controllo o dell'operatore che gestisce il video wall, oppure posso utilizzare un browser da un dispositivo mobile qualsiasi, un tablet o uno smartphone che si collega direttamente al sito web di gestione interno al controller. Oppure un sistema di controllo automatico che, ad esempio, nel caso del verificarsi di un evento specifico, configurerà in maniera automatica il controller per dare la possibilità di visualizzare a pieno schermo o in maniera precisa quell'evento. Parliamo ad esempio di, non so, una sala controllo di una sala operativa della Protezione Civile che in caso di emergenza, quindi di una situazione specifica, mi va a configurare il video wall per fare in modo che gli operatori della sala vedano tutte le informazioni più attinenti a quello specifico caso. Vediamo ora come cambiano le visualizzazioni grazie a un cambio di layout. Ora stiamo visualizzando un'immagine piena, quindi un video in 4K che viene riprodotto direttamente dal controller e organizzato, come dicevamo prima, su tutta la superficie del video wall. Cambiando visualizzazione, possiamo vedere ad esempio quattro immagini separate, una per ogni schermo, una per ogni monitor. Queste sono quattro pagine web che
che il controller sta richiamando direttamente dal browser installato al suo interno. Un'altra tipologia di visualizzazione potrebbe essere questa. Abbiamo 9 telecamere installate sul territorio che stanno visualizzando immagini provenienti da 9 flussi IP diversi che una scheda opportuna all'interno del controller sta decodificando. Non sono reali, in questo momento è una sessione dimostrativa, le stiamo generando da un server che invia questi flussi IP alla scheda di decodifica. Un'altra tipologia di utilizzazione potrebbe essere ad esempio questa. In questo caso abbiamo in alto 6 flussi video, poi vediamo che il video wall si organizza in altri 4 quadranti che mostrano immagini di tipo diverso. Sono delle grafiche, ad esempio una potrebbe essere la visualizzazione grafica di un GPS, dei grafici che si alimentano in automatico andando a recuperare dati da dispositivi esterni e così via. Vediamo qui un altro tipo di visualizzazione con un'immagine centrale che è una grafica che mi mostra la localizzazione GPS di alcuni mezzi pubblici, ad esempio, e tutto intorno videocamere installate sul territorio. Abbiamo visto quindi quali sono le opportunità che ci offre un controller per video wall, cioè quello di poter agire in maniera virtualmente infinita su un numero di ingressi video e sulla loro modalità di visualizzazione sul video wall. Un controller per video wall inoltre mi permette di controllare più video wall contemporaneamente e può essere utilizzato sia per gestire dei video wall in una situazione di digital signage o di corporate signage, quindi per visualizzare informazioni all'interno di un'azienda, ad esempio in un'area di ricevimento clienti, fino a sale controllo mission critical, dove l'operatività è continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e i sistemi devono garantire il perfetto funzionamento. A seconda della necessità esistono modelli diversi che cambiano anche in base ai budget disponibili. Questo è tutto per quanto riguarda le funzionalità di un controller per video wall. Vediamo ora come funziona un dispositivo multiviewer. Bene, abbiamo visto come funziona e quali sono le caratteristiche di un controller per video wall. Vediamo ora come funziona un multiviewer, cioè un dispositivo anch'esso intelligente ma fine a se stesso, che ha più ingressi video e una sola uscita video. Quindi io ho 4 sorgenti, in questo caso, al massimo in ingresso, e una uscita video, tutti con risoluzione 4K. Ora siamo collegati a un display 4K di risoluzione nativa, ma potrebbero essere anche il 2x2 di un video wall con risoluzione Full HD per ciascun monitor, quindi in totale 4K. La differenza principale tra un controller per video wall e un dispositivo multiviewer è che con il dispositivo multiviewer ho un numero limitato di sorgenti, come abbiamo detto, a meno che in uno degli ingressi io inserisca a mia volta un ulteriore selettore, quindi un ulteriore dispositivo che accetta più ingressi e mi dà una sola uscita, oppure come nel nostro caso abbiamo collegato, ora vedremo, un dispositivo per la presentazione wireless, quindi un dispositivo che accetta in wireless il segnale video di dispositivi mobili o di altri computer. E inoltre la differenza sostanziale è che un multiviewer ha un numero limitato di layout, cioè di modalità di visualizzazione, cioè di possibilità di creare e posizionare a piacimento le finestre di visualizzazione sullo schermo. Ogni finestra, come dicevamo prima, corrisponde a un ingresso, anche in questo caso io posso crearne diverse. In particolare con il dispositivo che vediamo abbiamo fino a 10 memorie. Per richiamare questi layout posso utilizzare semplicemente la tastiera che c'è direttamente sul pannello dello scaler. Vediamo che in questo caso ho 2 finestre, una affiancata all'altra. Una è la telecamera che mi sta riprendendo, l'altra un monoscopio che arriva dal generatore di segnali video. Un'altra visualizzazione. Stiamo vedendo
comunque le visualizzazioni di default di fabbrica dello scaler. O, come dicevo, ne posso impostare quante ne voglio e come voglio. E un'altra ancora, ad esempio, dividere lo schermo in quattro quadranti, ma sono quelle base. Poi, potendone richiamare fino a 10, ovviamente posso gestire un po' come voglio all'interno, diciamo, di questi limiti le modalità di visualizzazione. Un altro vantaggio che ha il multiviewer, come in questo caso, è la possibilità di avere un'ulteriore uscita video HDMI, quindi io posso servire un monitor che va a fungere, diciamo, da monitor spia per il relatore nel caso lo si usi in una presentazione, e in più la possibilità di avere un'uscita USB 3.0. quindi, se volessi usare questa modalità di visualizzazione per una videoconferenza o una video call, ho la possibilità di fare una mini regia un po' più sofisticata rispetto alla tradizionale videoconferenza che facciamo di solito con le nostre webcam o con le telecamere da sala riunione. Magari diventa utile quando la videoconferenza è un webinar, quindi ho la necessità di mostrare contemporaneamente non un solo contenuto video ma più di uno. Probabilmente sto dimostrando un prodotto, con una telecamera riprendo il prodotto e con l'altra la persona che lo illustra. Altra possibilità è quella di poter registrare su un supporto fisico di memoria quello che sta avvenendo nel multiviewer stesso, quindi quello che sto visualizzando. Quindi le differenze sostanziali tra un controller per video wall e un multiviewer è che con il primo ho un dispositivo intelligente con un software che mi permette di gestire virtualmente un numero infinito di ingressi, sia fisici che logici, quindi sia ingressi video col cavo, per intenderci HDMI eccetera, piuttosto che flussi IP. Nel secondo caso no, ho solamente degli ingressi video fisici. Se avessi bisogno di mostrare dei flussi video IP, avrei bisogno di un ulteriore decodificatore esterno. Con il controller posso mostrare delle pagine web che il controller stesso visualizza grazie al suo motore interno. Con lo scaler o multiviewer, come vogliamo chiamarlo, no, ho bisogno di un computer esterno che lo faccia per lui e che gli offra poi un segnale video HDMI. E inoltre con il controller posso creare e visualizzare un numero virtualmente infinito di modelli di visualizzazione, di layout, cosa che non posso fare con il multiviewer perché sono limitato al numero di memorie che lo specifico multiviewer mi dà a disposizione. Nel nostro caso, come dicevo, fino a 10 memorie, che sono comunque tante. Direi che queste sono le differenze sostanziali. Poi ovviamente vanno viste nell'ottica dell'utilizzo di ogni singolo utente e del tipo di applicazione e di budget che ho a disposizione per realizzare il mio impianto di visualizzazione. Questo è tutto, spero di essere stato chiaro, e se avete bisogno di ulteriori informazioni ed elucidazioni potete scriverci un'email o visitare il nostro sito web. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci. Thank you.